faccio un intento massimo e i compagni sarò brevissimo, perché quando mi sono segnato devo guardare altri compagni. Dopo i loro interventi ritengo inutile ribadire cose che hanno detto su cui concordo pienamente. Io voglio solo puntualizzare una cosa brevissima. Walter De Cesare ha detto giustamente che la specificità e il valore dell'Unione Inquilini è quello che partecipa alla partita, però deve cercare di fare l'uomo. Cioè, questo è l'assunto fondamentale, questo è stato sempre, diciamo, nel DNA costitutivo del nostro sindacato, quello di accompagnare lotte di massa, movimento e raggiungere risultati che facciano fare un passo avanti rispetto alla condizione soggettiva dei lavoratori, rispetto a quel salario differito che è bene casa. Questo è l'assunto fondamentale, di cui non si scappa. Poi su questo si cercano le alleanze, con chi ci sta, con chi non ci sta, e non ci sono veti ideologici. Su questo faccio un esempio brevissimo, cerco di essere molto sintetico. Voi ricordate che alla fine degli anni 90 fu disposto dai governi Prodi la famosa cartolarizzazione degli enti previdenziali pubblici, furono venduti migliaia e migliaia di appartamenti in tutta Italia, di INPS, INPDA, qui c'è Cesare, che è uno degli inquilini che ha usufruito, e tanti altri compagni, rispetto a una battaglia fatta in sede parlamentare dalle forze politiche, ma con un movimento degli inquilini dove ci vedeva presente tra i soggetti più rappresentativi come movimento, che portò a far sì che le case degli enti previdenziali pubblici venissero vendute a determinate condizioni, non vi faccio tutta la storia, per cui tu comprare a Cinecittà, a Roma, nelle periferie, anche al centro, appartamenti di 100 metri quadri a 60-70 mila euro. Questo è il dato, frutto di una grossa battaglia dove noi siamo stati presenti, mi ricordo con Simone, con Massimo, manifestazioni, pullman dal ministero, insomma tutta una storia da vicino. Nel 2009 cosa è successo? Tremonti sciolse SCIP, cioè bloccò, finirono le cartolizzazioni dei debiti, però rimasero circa 5-6 mila inquilini delle case degli enti pubblici che non avevano potuto usufruire di questo perché bloccarono le vendite. Bloccarono le vendite e tutti i governi successivi e i presidenti degli enti pubblici, il patrimonio dell'INPS che era rimasto con il patrimonio residuo che non aveva venduto, cercarono in tutti i modi di cambiare la legislazione perché non volevano più vendere agli stessi prezzi con cui hanno venduto agli altri inquilini. Tremonti sciolse SCIP perché disse che praticamente era fallita, grazie al recupero da parte dei lavoratori con le loro lotte, con noi all'interno di questo movimento siamo riusciti a far sì che il loro salario differito per un bene casa sia stato tutelato fortemente e ne hanno potuto godere migliaia e migliaia di lavoratori. Questi sono fatti, non sono chiari. Cosa è successo? Che quando Tremonti ha bloccato le vendite, rispetto agli inquilini rimasti, che giustamente dicevano ma noi siamo gli stessi, palazzo di fronte a me, avete venduto a 60.000 euro l'appartamento e io adesso cosa faccio? Lo dovete vendere anche a me. Si sono sfornati tutti quanti gli altri sindacati di questi inquilini. Chi è rimasto lì sul fronte di loro? Siamo rimasti noi, l'Unione Inquilini. Noi da soli, insieme a quegli inquilini, insieme alle forze politiche poi che in qualche modo ci hanno fatto da referente in sede parlamentare per riuscire a sbloccare queste basi, perché ci veniva detto ormai c'è la legge, c'è la norma. Cioè, SCIP è stata sciolta, non può più vendere, le case sono state restituite agli enti previdenziali di appartenenza, finché non c'è una nuova legge le vendite non si fanno. Di nuovo, pullman, manifestazioni sotto la pioggia, tutti gli inquilini, coinvolgendo tutti gli inquilini, c'erano inquilini nostri, Asia, Sunia, ma noi eravamo in testa a quel movimento, perché gli unici che hanno venuto in bocca, perché non si prendevano più soldi, perché le vendite si facevano, non si facevano più tessere, quindi tutti gli altri sono spariti, siamo rimasti solo noi che eravamo presenti nel territorio dove avevamo i nostri inquilini, centinaia, cioè scusate, migliaia di inquilini che dicevano vogliamo avere la casa anche noi, la dovete vendere anche a noi. Rispetto a questo, dopo 10 anni di lotte, di manifestazioni, siamo riusciti nel frattempo a far inserire surrettiziamente
grazie a Massimo, a Walter, ai nostri compagni all'interno dei gruppi parlamentari, dei nomi di tutela. Che significa? Che le case rimaste da vendere, qualora fossero state vendute, dovrebbero essere vendute agli inquilini con le stesse modalità, gli stessi prezzi che poi erano stati venduti agli altri, perché il tentativo dei vari governi e dei vari presidenti dell'Inps, tra cui il famoso Mastrapasqua, quello che occupava 96 poltrone, con cui abbiamo fatto degli incontri veramente al limite del surreale, ci venivano a raccontare, ma noi non possiamo vendere, dobbiamo vedere, sì, ci avete ragione, guardate, tra poco riprenderemo le vendite, ma in realtà stanno cercando di tutto per vedere come aggirare le zeppe legislative che eravamo riusciti a inserire, per cui anche se facevano i fondi immobiliari, perché era la loro idea in cui mandare le case rimaste per venderle a prezzi di mercato, con le zeppe normative che eravamo riusciti a introdurre, perché dicevano che anche se le case danno i fondi, in ogni caso per una nuova vendita gli inquilini dovevano avere le stesse garanzie di quelli precedenti, li abbiamo mandati a molto in piano. Il risultato qual è? Che un anno fa il governo e l'INPS, che avevano bisogno di soldi, con le loro finanziarie, avete visto, hanno sempre bisogno di soldi, hanno detto va bene, rassegniamoci, che dobbiamo vivere a casa che se sono rimasti e dobbiamo rispettare le vecchie modalità. E adesso, ora noi siamo presenti tra quegli inquilini, ci hanno dato fiducia e stiamo conducendo all'acquisto della loro prima casa con tutti i benefici di legge. Quegli inquilini tutti i giorni in concessione ci ringraziano. Così si fa sindacare. E chi stava nel movimento con gli inquilini, qualche volta c'era il Sudia, qualche volta c'era Asa, qualche volta se ne andavano, per qualche anno sparivano, poi ritornavano, ma noi non guardavamo le bandiere, guardavamo i loro inquilini che stavano con i nostri, perché quando gli inquilini stanno insieme, quei lavoratori, non c'è uno scritto sul petto a quale sindacato appartengono, e l'unione inquilini sta con quei lavoratori e con quegli inquilini, non sta con le organizzazioni sindacali. Aula Impact di Perugia. Per favore, la vendita, sto sorpreso tanto, scusate, mi imbarazza questo, però non devo dire. Salve a tutti, io voglio parlare di tre cose. Allora, la prima è la nostra, diciamo, partecipazione, o diciamo starci dentro oppure no. Io sono per stare, però alle condizioni che ci dice il nostro statuto, e di far valere i nostri diritti e di andare insieme, solamente così possiamo rafforzare, diciamo, le nostre battaglie e i nostri diritti. Questa è la prima. La seconda, il rapporto con gli altri sindacati, che noi diciamo ogni giorno le abbiamo sul territorio, e senza fare il nome di sigle, però diventa, faccio un esempio, sui contratti a canone concordato, diventa un business, e quando dicono che se non vuoi firmare, tanto poi non stare, perché a noi non ci fa né caldo né freddo, no? Le fa caldo, perché così li facciamo fuori e loro fanno gli affari. E per quanto riguarda i contratti, tanto cioè, di quei 20 elementi, tanto bastano 3 o 4 per chiedere il massimo del canone. E comunque sia, si fa tutta la buona. Se io prendo 10 contratti su 10, 9 sono falsi, perché non avrebbero mai, diciamo, quel valore, non arriverebbero mai. Però se il sindacato lo sostiene, cioè la controparte, assistito da uno oppure con la firma di entrambi, vuol dire che è tutto a posto, giusto? Invece di camminare il camion da fito, quello di, diciamo, e di porre fine al affitto della giungla, dove non c'è un limite, noi diamo spazio a questi di fare gli affari,
E io me lo pongo ogni giorno dicendo che se volete fare affari dovete cambiare il mestiere e lo strisciore del sindacato. L'altra è la legge regionale sull'assegnazione degli immobili. E ci ha detto un compagno, non lo vedo, sulle assegnazioni. Perché non ci siamo dentro la commissione? E se voi non ci siete dentro, perciò siamo solo noi tre e decidiamo noi. No, non è giusto, in quanto non tutti quegli inquilini che stanno nelle case popolari sono i vostri tesserati. Poi loro hanno una legge che dice maggiormente rappresentativi. E allora se tu ne hai 20, io ne ho 19, non ho il diritto di stare nella commissione? E allora abbiamo chiesto di fare a rotazione che chi ha finito il suo mandato tornerà, ma dopo che tutti faranno il giro, e a quel punto tutti saranno rappresentati e potranno rappresentare i suoi inquilini, i lavoratori. E un'altra cosa, noi qui ci riuniamo per sentire da Venezia fino a Messina tutte le esperienze del prossimo giorno, non è che possiamo vederci, incontrarci e raccontare. Questa è una bellissima esperienza per sentire, ascoltare altri e far sapere le nostre battaglie e le nostre esperienze nel campo e ringraziare quelli più, te lo dico, più vecchi, come Vincenzo Simone, che oggi non è qui, come Virgilio Baracchini, che oggi non è qui, come Maurizio Donchietti, che tra pochi giorni ne farà 80. Io ho imparato parecchie cose da questi e spero di portare avanti le loro battaglie, le loro esperienze, e spero anche che i giovani, quelli che dicevano che sono segretari di Tonane, crescano sulle esperienze e sulle iniziative che ci hanno insegnato i nostri padri fondatori. Lucia Sali, provincia di Torino, con l'inno che mi ripresento. A farsi un po' di... Io faccio vedere il foro. Io raccolgo subito l'invito di Massimo a dire poche cose. Era alcune precisazioni sulla questione di Bologna. Guardate che quando è nata l'Asia, non è che è nata e poi ha fatto il partito, è nato prima il partito e poi è stata fatta l'Asia. Giusto per chiarezza, ai romani non te lo dico perché lo sanno benissimo, parliamo delle occupazioni e così via, la gestione di 5.000 alloggi, insomma, quando è nato il movimento che poi si è trasformato, l'Asia è stato un di cui, un altro pezzo di gamba su cui appoggiare per costruire quello che ha costruito. E nonostante tutto questo, da RDB o SB c'è stato un cambiamento talmente profondo che ha snaturato che si deve avere un di base. Chi oggi crede ancora che SB sia un sindacato di base è completamente fuori rotta. Ha firmato tutti gli accordi che dalla rappresentanza iniziale, parliamo degli inizi degli anni 85, stiamo parlando, quindi da lì in poi è stato una discesa senza fine fino ad arrivare a quello che ha detto Antonio prima, sostanzialmente in relazione anche agli accordi che ha sottoscritto sulla rappresentanza, ammazzando sostanzialmente togliendo ossigeno a chi si opponeva e continuava a resistere nel tempo come sindacato di base. L'ultima cosa che volevo dire invece in relazione a quello che sta accadendo, cioè noi siamo un'organizzazione sinergica, nel senso che non bisogna confondere, diciamo, le operazioni o il rapporto che ha l'Unione Imprese sul territorio con quello che fa la CUP sul territorio, ma molto spesso gli operatori che stanno all'interno delle sedi fanno tanto l'uno quanto l'altro, portando avanti contemporaneamente, io spiego almeno, questo è quello che accade nella mia esperienza, no, correttamente le posizioni delle singole organizzazioni, che sono organizzazioni che è vero che idealmente stiamo su un terreno avanzato e l'unione reale non può essere ancora
accettata nel senso vero della parola, però lavoriamo sullo stesso terreno e quindi abbiamo obbligatoriamente la necessità di lavorare insieme, di costruire un futuro diverso da quello che abbiamo oggi. Grazie. Grazie. Ultimo intervento è Gianmarco Sposito, Messina. Abbiamo attrezzato i danni questi. Allora io spero di essere breve, adesso faccio un intervento di destra, nel senso di destra tipo organizzativamente parlando, secondo i vecchi schemi. Allora, da premettere che noi come Unione di Messina abbiamo un buon rapporto con la CUP, nella misura in cui diciamo utilizziamo la sede, ovviamente dando un contributo sia economico che politico, però diciamo che questo è un tema per quanto mi riguarda, almeno per la nostra sede, penso per la nostra sede in toto, ma anche per me diciamo personalmente, è un tema molto delicato, che è quello che appunto il rapporto di un'organizzazione come la nostra, quindi autonoma, che non è fatta di funzionari, con un'organizzazione che come dire deve agire sul mondo del lavoro. Ce lo siamo detti centinaia di volte, il rapporto tra perdi la casa e perdi il lavoro è direttamente, diciamo, correlato. A tal proposito noi, porto un'esperienza che noi abbiamo costruito a Messina, una manifestazione con gli edili, perché volevamo mettere in correlazione, cioè volevamo mettere insieme edili, perché la maggior parte degli inquilini appunto erano operai, sono operai, la maggior parte diciamo a Messina almeno, quindi il paradosso era che loro costruivano le case e poi diciamo avevano problemi di precarietà abitativa grande. E abbiamo messo insieme gli operai della Fillea CGIL con gli inquilini dell'Unione Inquilini, abbiamo fatto una manifestazione di circa 500 persone, è stata forse una delle ultime manifestazioni numerose a Messina, diciamo quando di Messina quindi sono questi 500, poi arrivare a 1000, diciamo uno sforzo organizzativo non indifferente. E quindi è stata un'esperienza molto molto importante, perché noi siamo riusciti a far passare come dire, il messaggio la casa fondamentalmente è salario indiretto, come diceva Michele benissimo prima. È un'esperienza molto importante che ha permesso anche ad avere rapporti con la CGL, diciamo, la CGL è il suo insieme, la Fillea, e poi siamo stati invitati al congresso della FIOM, al congresso provinciale della FIOM a Parimare. Ora io dico questa cosa per dire una cosa, cioè per dire una cosa che io penso che come organizzazione, diciamo, ci sono realtà ovviamente territoriali positive dal punto di che hanno un buon rapporto con la CUP, che magari collaborano assieme, che cercano come dire di costruire quotidianamente una linea comune, però io dall'altra parte penso che la nostra tipologia di rapporto, cioè deve essere come dire a 360 gradi con tutti i sindacati in base all'obiettivo che tu intendi percorrere. Quindi un giorno potrebbe essere la CGL, un altro giorno potrebbe essere la CUP, un altro giorno potrebbero essere i COPAS, un altro giorno potrebbe essere, perché no, anche questo USB, perché anche se loro hanno già il loro partito di riferimento, come è stato detto più volte su questi tavoli. Io poi un altro punto che volevo come dire aggiungere è che se noi guardiamo il tema è delicato, perché effettivamente tu hai di fronte una parcellizzazione del mondo del sindacalismo di base che è molto ampia. Molto spesso i lavoratori non ti scelgono fondamentalmente, quindi tu devi avere, come dire, è vero che l'accordo del 10 gennaio è un accordo brutto, che a noi non ci piace, che come dire mette limiti alla rappresentanza, però quindi, da un lato c'è quello che vorremmo. Cioè quello che vorremmo è come dire un sindacato di classe, un sindacato che abbia un'aspirazione di massa, che come dire abbia un certo seguito dei lavoratori. Dall'altro c'è il mondo reale. Il mondo reale ci dice altre cose fondamentalmente, cioè che poi questa in termini di coscienza, diciamo la coscienza di classe tra i lavoratori sia stata sia nel tempo diminuita per colpa delle politiche di sindacati confederali è un discorso. Però diciamo oggi bisogna guardare oggi quello che c'è. Oggi il mondo del lavoro fondamentalmente è un mondo in cui se stai dentro il sindacato di base, cioè certe volte non ti ritrovi. Io sono stato dentro la CUP, sono ferroviere, sono stato dentro la CUP.
per sopravvivere mi sono dovuto iscrivere all'Orsa, detto diciamo così in maniera brutale, perché poi alla fine ti scontri con le esigenze che ti danno il mondo del lavoro e con per avere il lavoratore cerca fondamentalmente protezione, quindi dalla sigla sindacale cosa cerca? Protezione, e quindi va dal sindacato che te la può garantire questa protezione. E certe volte, molto spesso, come dire, i problemi particolari sono più importanti dei problemi generali che noi poniamo, però se noi all'interno dei problemi particolari riusciamo, come dire, a fare un discorso generale e, come dire, dare un avanzamento alla lotta in questione, alla singola vertenza individuale, eccetera, è tutto di guadagnato, però bisogna starci dentro i processi e dentro soprattutto i luoghi di lavoro. Se non sei dentro i luoghi di lavoro, fondamentalmente parli a te stesso. Io questo, quello che rimprovero al sindacalismo di base, che certe volte ha un linguaggio che non riesce a stare dentro il pensiero dei lavoratori, dentro le giuste aspirazioni che magari può avere un lavoratore. Diceva qualcuno che bisogna stare un passo avanti le masse, e mai un po' solo un passo avanti le masse e non 10 passi avanti. Io questo qua è quello che volevo dire. Quindi, come organizzazione sindacale, come qui, penso che noi facciamo bene a seguire parallelamente la strada della lungo, però dall'altra parte, come dire, io suggerisco, in base alla nostra tipologia, alla nostra esperienza anche territoriale che abbiamo avuto a Messina, e di non impiccarci con la CUPO, come dire, guardare, cercare di fare una collante verso quel mondo del sindacalismo di base che molto spesso è sicuramente parcellizzato, ma molto spesso parla più a se stesso che, come dire, all'interno del mondo del lavoro. Grazie Marco, abbiamo chiuso qui questo intervento. Interventi. Io, se posso chiusare, direi questo. Io credo che questa mattinata abbiamo detto molto, ma abbiamo anche costruito, vuol dire, il riavvio di un percorso che non si chiude oggi. Io non vorrei fare un discorso di chiusura oggi di decisione presa, no? Ci siamo confrontati noi, è stato presente la CUB, la sede nazionale, personaggi del coordinamento nazionale. Io credo che si sia sviluppato una relazione che è il prosieguo della riunione fatta tra le segreterie nazionali, quindi credo che questo sia importante, perché ci stiamo parlando, siamo in maniera molto franca e leale. Io credo che a questo punto, non vedo altri appuntamenti, ma casomai lo dico in voce pure qualche altro fuori. Però ecco, io direi appunto che a questo punto della riunione del 30 novembre, mi sembra che sia convocato il coordinamento nazionale della CUB, credo che potrebbe essere quella l'occasione per un ulteriore passaggio, diciamo, di confronto. Noi abbiamo un documento del 21 settembre della sede nazionale, che sarà anche la base della discussione fatta nelle sede nazionali. Siamo andati avanti da questo punto di vista, per cui si è riaperto un dialogo in maniera trasparente. Noi abbiamo chiesto alcune cose. Io credo che quelle cose, bisogna che il coordinamento discuterà questo e il prossimo, non poniamo un problema, diciamo, di primogenitura, per cui siamo più importanti noi e gli altri argomenti che abbiamo messo da parte, però chiediamo appunto che magari su questo il coordinamento si esprima sulle cose che abbiamo detto. Non chiudiamo nessuna porta a questo punto, secondo me, io la diventerei così, lascerei appunto che le cose si evolvano in sede nazionale, ma coinvolgendo le sedi, chiaramente vi renderemo informati anche nella presa di decisione, perché in questo momento eventuali decisioni, insomma, di come eventualmente come partecipare, via scorrendo, e anche rispetto alle risposte che avremo dal coordinamento, poi dovrà essere una presa di posizione che comunque comprende collettivamente, non soltanto come sede nazionale, che è abbastanza composta, la nostra sede nazionale composta da 16 compagni, per ricordare a tutti, però insomma è giusto che anche le sedi non presenti in sede nazionale in questa ottica nel rapporto con la CUB ne siano coinvolte, insomma, ecco, per cui credo sarebbe questo il punto importante. Io, se siete d'accordo, la chiuderei così, nel senso che sottolineo che secondo me sapete quali sono le mie posizioni di partenza, per cui
secondo me sono fatti grossi passi avanti, si è fatto uno sforzo da parte di tutti su questo, però non è uno sforzo compiuto né da parte nostra, perché non mi tiro indietro nelle mie responsabilità, nelle nostre responsabilità, né rispetto alla struttura della Cuba. Siamo un passo avanti, un deciso passo avanti nei rapporti, localmente li affronteremo ancora, cioè manteniamo i rapporti che abbiamo dove sono buoni, se possibile rafforziamo, dove sono, non sono buoni rafforziamo neanche lì, insomma cioè, il nostro impegno in rapporto con la Cuba c'è, non è stato mai in discussione, nessun nostro consesso è stato mai in discussione il rapporto con la Cuba, l'interità con la Cuba, nella stragrande maggioranza delle posizioni qui, ci sono anche posizioni molto più critiche, insomma, però insomma la nostra unitarietà insomma abbiamo fatto questo. Per cui io adesso se siete d'accordo chiuderei qui così con questa ultima, che non è un finale, cioè una, un riavvio di percorso, mi sembra positivo, buono, possiamo arrivare a cose molto molto, molto interessanti, anche molto, molto in avanti rispetto a dove siamo partiti. E quindi ecco, direi così per passare alla discussione sul bilancio, perché abbiamo tempi veramente corti, abbiamo un'oretta soltanto per parlare del bilancio, abbiamo modo di dire anche delle proposte innovative che il nostro consigliere vuole fare, e vediamo come andiamo avanti. Paolo. Una cosa sola, un compagno di Palermo mi ha proposto di mettere questa foto qui del Cile e di chiedere al coordinamento un applauso per le notte del Ponte. Massimo, se possiamo fare poi un attimo. Massimo, scusa, se poi alla fine possiamo fare una fotografia che la mandiamo ai compagni cileni. Sì, però vediamo, però rimaniamo 2 minuti perché questa foto è in Cile. No, tutti insieme. No, fa voce. Adesso una foto, non la puoi fare. No, non la puoi fare adesso. Vieni qui e fa la foto. La facciamo dopo alla fine. Vabbè. Sentite. Allora, qui ci sono la poltrona. Vieni. Qui ci sono per ogni sede uno a sede di Milano. Cioè, se venite a prenderlo, guarda. Ma sede no, te ne prendi uno, grazie, sono soldi, questa è la luna, chi lo prende paga i nostri, aspetta che li riporto. Sì, è quello che